Fermi! Sì, fermi! In ginocchio! Presto dammi tutti i soldi che hai! Ma chi ce l'ha? Non ce l'ho, non ce l'ho! Ti ne sono trovati in da sacca! Ma che te che sono trovati? C'ho 50 euro! E 50 euro? E quando me li toccavo con 50 euro? Ma... Dai soldi! Sto capimbombo si è fatto in casa proprio d'altro! Ma che cazzo è? Pustisci mi testa, cava tanto! Ma presto dammi tutti i soldi, se no ti sparo in testa! Ah! In testa? Sì! Allora due o tre colpi perché uno non ce la fate, eh! Sparata volontà perché il problema è grave! Sì, t'ammazzo, sei pronto? Sì, pronto! Pronto! Pronto? 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 Sì, pronto? 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 Chi è? Un cazzo! Pronto? Sono lì! Non ho capito. Ah, scusa! Sto dicendo pronto per... E non lo pensavo adesso! No, si metta su! E c'è stata un'interferenza! Allora, t'ammazzo, Giacco, sei pronto? 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 Buonasera, salvezza dell'acquedotto di Fondi. Buonasera. Pronto, buonasera, siamo dell'acquedotto di Fondi. Buonasera, ho capito. Fondi, Fondi. Vabbè, sarà giù, su Fondi, Fondi. Fondi giù. Sentite, voi se ne fate il cretino. No, che sta dicendo lui? Noi stiamo facendo un sondaggio. Ah, dica. Un sondaggio? Sì. Noi dell'acquedotto di Fondi. Sì. Avete capito di dove siamo? È dell'acquedotto, fatti l'acqua. E volevo sapere se avete l'acqua a casa, vedete bene? Ma penso di sì. Io vado a prendere il rubinetto. Vabbè, mo apri il rubinetto. Sta scorrendo l'acqua? Sì, sì. E facci il rubine! Si prende, si proprio fatiente, proprio è scosso. Stava zingare proprio, allora t'ammazzo, ecco! T'ammazzo, uno, due, tre, boom! Cretino, non scherzo di Lello che facevano le telefonate finte. Questo è per dimostrarvi che è un capocchiore di nome e di fatto. Tutte le volte che iniziamo lo spettacolo, appena tocca, insomma, al momento iniziale. Ma si scende! Ma tu si scende proprio! Ma non la mia! A te ti piace te, Martino? Mi piace a me. Ma si vede? Sì. Oddio! Oddio, ci piace del mattino! No, sto dicendo solo, sto freddo da lui! Si può dire. Miri che si è fatto, miri, se, miri come sta! Francesco! Francesco! È morto! Come? È morto il capocchione! Oh mio Dio, è morto il capocchione! Ma come si sotterra uno di una capa tanto? Come si fa a sotterrarlo? Non lo so, non c'è una discarica, qualcosa di largo! No! Oddio, facciamo così, sotterriamolo con la testa di fuori e così risparmiamo pure i soldi della fotografia, tu lo vedi. Ottima idea! Capocchione! Lascerai un grande vuoto. Più o meno tanto, è un vuoto enorme, un vuoto incolmabile. È morto per lo scherzo che gli abbiamo fatto. Che gli abbiamo? No, che gli hai fatti, non so proprio niente. Come tu hai partecipato? Ma fino a un certo punto tu hai gestito a queste scoppiate il cuore. Madonna mia, e se adesso mi scoprono con il cadavere e mi mandano in galera? Dai, mi danno almeno 10-15 anni! No, è poco. Perché è poco? Tranne l'ergastolo. No, Mimmo, l'ergastolo! Ma tu, l'ergastolo ti meriti, perché tu l'ergastolo avevi l'ergastolo. Perché uno che fa queste cose per l'ergastolo. Mimmo! Non mi sento bene, Mimmo! Mimmo, respira! Respira! Non lo fa respirare! Soffa! A botte pressione! No, noi siamo un bell'acqua! Respira! Questa è la barca! Respira! Questa è la paleata! Stai stupiando! Sputi, sputi, sputi! Vomita, vomita! No, c'ho... Mettete in gana! Ho un infarto! Oddio, un infarto! Ma qualcosa! Che posso fare per l'infarto? Non lo so! Una siringa! Una cosa più leggera! Un po' che proteino, quella sera leggera, il proteino è finito, è fornuto un pro... Lello! Mi hanno fuori... Oddio, come... Ah! Mi piace di partire pure a me. È morto. Come è morto? Ti ha fatto incontro scherzi ed è morto. Ma che abbiamo fatto? Tu gliel'hai fatto. Come eravamo d'accordo prima e te? Vabbè, Mimmo, fino a un certo punto, come al solito, insisti, gli hai scoppiato il cuore e vai in galera, ti danno l'ergastolo. L'ergastolo? E tu l'hai ucciso. No, le caste. Ah? Che? Ti scappa la puzza? La puzza ambiente faceva. Che? Le puzze. La puzza sta questo è l'infarto! Infarto! Francesco! Aiuto! Aiuto! Oddio Francesco! Mimmo! È bruttissimo morire di infarto! Vabbè! Dicono sempre che la morte è migliore! Cazzo è la morte migliore! Vabbè, non spoilerà! Una stronzata, sto fatto! Chiamo un'ambulanza! Sì, non ho capito! Chiamo un'ambulanza! Subito un'ambulanza! Scusi Mimmo, che era l'ambulanza? L'ambulanza, quella cosa che corre nel traffico.
che la gente ci mora in chiama ambulanza. Che avete cambiato adesso? Ma che abbiamo cambiato? L'ambulanza si chiama ambulanza da sempre. Oh Francesco, però tu non puoi fare così. Ma tu mi ci manca l'ambulanza, ora andiamo. Vabbè, lascia stare. Perché? Francesco, è finita. Prima di morire vorrei esprimere un ultimo desiderio. Ma tutto quello che vuoi. Un imbofo fimo porco. Dai, stanno applaudendo, lo vogliono fare questi porci. Dai. No. Ah! Abbastate che vanno i soldi. Sei morto? Sì. Ma sei anche stupido però, no? Se fai l'attore e interpreti un morto, non parli. Sì, però tu non fai domande. No, ma tu non hai gesticolato. Non è che dobbiamo parlare, non devi parlare, sei un morto. Un morto non parla, guarda. No, non mi interessa. Interpreta il morto come si, non respirare. È un cazzo. Mannaggia, mannaggia. Sei morto? È morto! Come è morto? Gli abbiamo fatto il contro scherzo ed è morto. Tu gliel'hai fatto. Vabbè, ma noi eravamo d'accordo. E tu hai insistito. Vado in galera. Ergascolo. Oh Francesco. Hai commesso la Francesca? Oddio! Francesco è morto! Come è morto? Gli abbiamo fatto il contro scherzo, quello è morto! Oddio, è morto l'ergastolo! No, l'ergastolo, no! Oddio, è morto! Come è morto l'ergastolo? Oh, cazzo, è morto! È morto! Oddio, è morto l'ergastolo! Oddio, è morto! Un, due, tre, stella! Open Gangnam Style!